Il comune di Agrigento e il rilancio dell'azione amministrativa, l'agenda del sindaco Marco Zambuto nella prospettiva della conclusione del mandato. Dario Piparo. La città ha bisogno di cose concrete, tante ne abbiamo fatte. Si apre una nuova fase per Agrigento. Non è la prima volta che lo sentiamo dire a Marco Zambuto in quello che somiglia a una sorta di training autogeno. Di certo le elezioni si sono chiuse con un nulla di fatto, la mozione di sfiducia pare lontana e non sembrano previste nuove elezioni all'orizzonte, per cui pare altamente probabile che Zambuto resterà sindaco per i restanti 3 anni. Da un punto di vista amministrativo deve ricostruire e ne è consapevole, quindi già dal day after europeo rilancia la propria azione. Io penso che a oggi abbiamo raggiunto importanti obiettivi in una città in cui mancava l'acqua, una città che non aveva i servizi della depurazione, una città che stava fallendo sul piano economico e finanziario. Oggi questa è una città che recupera finanziamenti e ci sono l'esempio delle strade. Dobbiamo continuare a fare lavori importanti nei quartieri di miglioramento di qualità della vita e di vivibilità, sapendo il contesto che abbiamo vissuto in questi 7 anni, e cioè di una crisi economica la più pesante che c'è stata negli ultimi 100 anni. Quel che preme tra le tante questioni già sollevate o sollevabili è mettere in luce alcune zone poco identificate. Anzitutto, negli ultimi giorni si sta sollevando sempre più il disagio legato alle condizioni sanitarie in cui versa la città. Non serve, ma urge una disinfestazione. Secondo l'ASP, tra l'altro, sarebbe dovuta avvenire a fine aprile per risultare efficace. La gara di appalto si aprirà a giorni con un ritardo estremamente pesante. Verranno destinati comunque più di 30.000 euro per le operazioni di bonifica. Che risposta possiamo dare su due richieste o problematiche? La prima, la possibilità di bonificare, quindi di una disinfestazione in vista della stagione, e l'altra anche sulla ipotetica riapertura anche del palazzetto dello sport. Per quanto riguarda il problema della disinfestazione, c'è stato un problema di non possibilità di impegno da parte del dirigente, perché la gara si celebrerà solamente il 12 ora, perché praticamente per ragioni di impegno finanziario, tutti i vincoli, i patti di stabilità, i vincoli del governo nazionale, praticamente non si è potuta fare prima, perché purtroppo poi ci sono anche e soprattutto questi limiti. Quando Renzi fa la battaglia sull'Europa per cambiare le regole, poi si traducono in termini locali in questa modifica di norme per riuscire a fare i servizi, a fare le gare e a dare i servizi ai cittadini. Una premessa d'obbligo in merito all'altro ragguaglio chiesto al sindaco, quello sul Palasport. Palasport è rimasto completamente chiuso per un'intera stagione sportiva. A settembre, febbraio e marzo Zambuto ha effettuato sopralluoghi nella struttura, ma soprattutto il 18 febbraio il comune si sbilanciò, emanando un comunicato in cui si notificava l'imminente riapertura del Pala Nicosia, un preventivo di spesa di circa 27.000 euro per la messa in sicurezza. Da quel comunicato sono passati 107 giorni, ma la situazione è ancora la stessa. Questa è la risposta di Zambuto. Allora, sulla vicenda del palazzetto dello sport, dopo 40 anni finalmente abbiamo fatto tutti gli interventi che si dovevano fare. L'ultimo intervento che occorre fare è quello dell'adeguamento dell'impianto elettrico. È l'ultimo intervento che dobbiamo fare e conto che lo riusciamo a fare con l'impresa di manutenzione. Comunque lo riusciremo a fare. In questi ultimi anni, nonostante i problemi finanziari, sul palazzetto dello sport abbiamo fatto quegli interventi di manutenzione che non si facevano da 40 anni e abbiamo speso più di 100.000 euro. Occorrono, a mio modo di vedere, gli ultimi 20-25.000 euro sull'impianto elettrico. Lo faremo in modo tale che per la stagione prossima le nostre squadre potranno godere di questo impianto.